Buongiorno a tutti, siamo a casa di Madison, Madeline e Lorenzo. La nostra Madeline è diventata anziana, lo era già diventata, ma poi col fatto che mi erano sparite le relazioni ho ricaricato una partita dove lei era ancora giovane, quindi le ho fatto fare di nuovo il compleanno e adesso però voglio che vada in pensione perché vi... Ok, sia lei che Lorenzo devono andare in pensione. Allora, va in pensione perché, ok, lui ha voglia, lei che è un primario, vediamo come primario cosa compra una clinica veterinaria. Loro hanno anche il negozio 3K, tutto sport. Vabbè, Lorenzo si occuperà tutto tondo del negozio insieme a Madison. Anche Madison poi la mandiamo in pensione perché sono tutti e tre arrivati al decimo livello della loro carriera, quindi possono andare in pensione. Ed eccoci a questa splendida clinica veterinaria realizzata da Paola Pagoe, che è meravigliosa, veramente bella, dove c'è l'appartamento dove lei non vivrà, ma magari potrà riposarsi fra una visita e l'altra, e uno splendido parterre con questi divani messi così che li trovo geniali, veramente bellissima, proprio bella, 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 poi allegra con dei colori, veramente bella. Complimenti a Paola Pagoe perché Paogae, credo si pronunci così. Allora, come vi dicevo, lei adesso dovrà assumere un po' di personale perché è certo che Kay, c'è Kay, ma Kay deve lavorare. No, Kay deve lavorare con Adam. Lo mettono come veterinario. Qui come veterinari, Buia Suzuki, no, Giovanni Greco prendiamo. C'ha due di carisma. Vabbè, prendiamo Giovanni Greco, dai. Ok, adesso apriamo l'attività. Lei era un primario di chirurgia. Vediamo come se la cava come veterinario. Intanto cominciamo ad aprire, vediamo se arrivano persone. Così abbiamo una clinica anche a Willow Creek perché è bloccato qua. Ok, apri e vai qui, Madeline. Vai qui e aspetta i tuoi clienti. Ah, devi andare in bagno. Ok, vediamo se i bagni sono tutti uguali o se sono per uomini e per donne. Ok, sono tutti uguali, magnifico. Vai, usa, usa, forza. E adesso cominciamo poi, appena hai usato il bagno, saluta il cliente. E presentazione flirtante. Ciao. Saluta il paziente. Ok, vediamo un primario di chirurgia come se la cava in veterinaria. Allora, lassù dobbiamo cominciare a bloccare la porta perché sennò cominciano a salire su tutti quanti e non esiste al mondo. Questa è la porta di arrivo? Sì, quindi blocca la porta per la mia gatta Mallory, gode di buona salute. Ok, visita di controllo. Blocca la porta per tutti tranne Madeline. Ok, così vai Madeline, visita Mallory. Eccoci qua, dai, forza amore. Allora, esame, misura la temperatura. Poi, calma il paziente, ancora non è il caso, non è nervoso. Ispezione pelle e
Esame. Ok, adesso può calmare il paziente, calma l'animale, che è nervosissima, povera Mallory, è molto nervosa. Adesso arriverà la finestra che regolarmente mi sono dimenticata di togliere. Bene, si sta calmando. Sì, dai, vai giù. Ti ha calmato, forza, rilassati. Dai, piccolina, su. Ok, esamina gli occhi. Esame controlla le orecchie. Temperatura normale. Le orecchie vanno bene, la gattina. Ok, occhi limpidi, sano. Terapia, no, niente. Quindi deve fare iniezione preventiva. Ok, visita di controllo terminata. Vediamo se ci sono. Perché non le sta bene alla tipa? Ma oh. Vediamo se ci sono altri animali. Oh, c'è Boot. Ciao Sebastian. Amore. Bene, vediamo se sì, sta arrivando anche Cassandra con Brioche. Ok, come scacciano? No, no. Dai, saluta il paziente, Madeline. Insomma, sei un primario di chirurgia, sarai anche un bravo veterinario, no? Da un po' Brioche non sembra più quella di sempre. Penso che ci possa essere qualcosa che non va. Potresti dargli un'occhiata. Ok, diamo un'occhiata a Brioche. Vai, Cassandra, segui il tuo animale. Vai. Allora. Vediamo con Brioche come te la cavi. Vai, comincia a calmarlo perché è già nervosetto. Calma l'animale. Miau, miau, miau. Brava Cassandra, assisti. Miau, amore, com'è nervosa. Miau. Ok, si è calmata. Adesso esame. Ascolta il cuore. Esame. Misura la temperatura. Esame. Controlla le orecchie e poi calma il paziente, calma l'animale. Ok. Adesso, appena si è calmato, esamina la bocca, però non mi dà ancora nessuna risposta quassù. Non mi dice niente. Vabbè, iniezione preventiva allora. Madeline ha finito di visitare Brioche, sembra che non fosse malato. Ok. Molto bene, qui c'è un altro paziente. Oh, ne arrivano. Povero, saluta il paziente. Il veterinario dov'è? Quello che abbiamo assunto, fa il lavativo? Non so bene cosa abbia Josie, pensi di poterla aiutare? Ma certamente, sono un primario di chirurgia in pensione. Ma il nostro assistente che fine ha fatto? Faccio presto a licenziarlo io, eh?
ma faccio molto presto a licenziarlo. Oh, sembrerebbe che sia stata morsa da uno scoiattolo, Josie. Per cui esamina il pelo, pelle pelo, vediamo se è un morso di uno scoiattolo oppure le pulci, ma di solito dovrebbe essere l'attacco di uno scoiattolo o è di una puzzola. Salivazione incontrollabile, esamina la bocca e sicuramente è stata attaccata da uno scoiattolo e da una puzzola contemporaneamente. Calma l'animale, calma il paziente, calma l'animale. Sì, brava Madeline. Ripugnantite lieve. Allora, terapia. Spray antiparassitario. A livello 4, vedete, lei è partita con vantaggio perché era un medico. Eh sì, perché non può in una mattinata essere arrivata a 4. Dai, fagli la cura. Mizzica, che schifo, le escono i moscerini dalla bocca. Ok, perfetto. Ok, è guarita? Vediamo se è guarita Josie. Ora Josie dovrebbe sentirsi molto meglio, molto bene, molto molto bene. Hai fame, per cui chiudi la clinica e vai a farti da mangiare. Rapporto sui dipendenti, questo è un lavativo, assolutamente. Proprio un lavativo, per cui vediamo di fargli un corso di aggiornamento. Dov'è finito il lavativo qua? Questo non è Gabriele Gentile. C'è ancora Gabriele Gentile, il babysitter. Ma dove cavolo è andato? Ma non puoi andare su. Ma pensa te, anche qui blocca la porta per tutti tranne Madeline. Ma guarda te, se ne va in giro. Allora, tu vai a farti qualcosa da mangiare. Qui c'è un'ottima cucina, che è questa qua. E perciò cena con un formaggio grigliato. Vai e poi riapri la clinica. Che ore sono? 18:32. Beh, no, direi di non riaprire la clinica. Vabbè, il turno notturno si può fare visto che lei è instancabile, tutto appena mangiato. Può riaprire la clinica. Ok. Facciamola mangiare e poi riapriamo. Anzi, passiamo al controllo di Lorenzo, che è in pensione. Madison per ora la lasciamo lavorare, vediamo a che punto è. Suona uno strumento fra 3 giorni. Allora lo va ad aiutare al negozio, visto che anche lui ha un bel negozio. Apri, vai Gioia, vai al negozio perché lui ormai si può occupare a tempo pieno del suo negozio. Eccoci al 3K. Apri e porta Madison qua. Dai, anche tu, Madison. Porta qui Madison, anche tu ti devi occupare di vendite. Siamo aperti, molto bene. Vai qui e anche tu, Madison, vai qui e aspettate i clienti. Oh, vi voglio dire che adesso entreranno due signore pensioni in questa casa. Lei cos'è? Concentrata, bene. Due signore pensioni, quella di Lorenzo e quella come ama sua moglie dopo averla tradita. Adesso è ritornato tutto in veramente. Lei magari deve cambiare un po' gli abbigliamenti. E quindi entreranno due splendide pensioni,
tutti i proventi del negozio di sport e della clinica veterinaria e ancora lo stipendio di Madison. Ecco il primo cliente. Oh, dai Lorenzo, attacca sul cliente. Saluta il cliente. Vai. Lorenzo, saluta il cliente. Bravo. E tu, Madison, saluta quest'altro cliente. Discuti le preferenze di acquisto. Vediamo come va. C'è parecchia gente. Ah, questa qui è vestita uguale al manichino. Ah, no, se l'è provato, ecco perché. Ok, allora anche a lei saluta il cliente e saluta il cliente. Tu, Lorenzo, con questa cliente qui, ok, concludi l'affare. Poi altre scelte, negozio, rispondi alle domande e altre scelte, negozio, discuti le preferenze di acquisto. Tu con tutta questa gente intorno parla a tutti del negozio, saluta il cliente e poi altre scelte, negozio. Rispondi alle domande, poi altre scelte, negozio, offri informazioni anche a loro che quella se ne... Perché questa se ne va, non ha comprato niente? Uffi. Allora, Lorenzo, scendi e occupati... Ma... Cavoli? Ma ti sei messo a dormire, Lorenzo? Ma dai! Oh, sei al negozio, forza, occupati dei clienti, saluta il cliente, saluta il cliente, altre scelte, negozio, rispondi alle domande di tutti, forza. Oh, Madonna, niente, mizzica, questo qui saluta il cliente. Poi, ho detto di salutarlo, ma allora rispondi alle domande. Lorenzo, offri informazioni, negozio, vabbè, chiedi della fascia di prezzo. Oh, lui ne ha tanti, offri informazioni, aggiungici anche lei, che ci sono già tutti, saluta il cliente. E vediamo se qualcuno... questa qui sembrerebbe quasi intenzionata a comprare. Rispondi alle domande. Madison, tu con questo cliente ci sei quasi, saluta il cliente perché a lui piace molto, è molto contento. Ah, questa è tornata, meno male, vediamo. Dai, offri informazioni. Mizzica! Altre scelte, negozio, rispondi alle domande. Lorenzo, smettila di dormire. Ma porca miseria, oh. Vai a occuparti del cliente, discuti le preferenze di acquisto, chiedi della fascia di prezzo. Porca miseria, dormiglione. Dai che l'hai quasi convinto, rispondi alle domande, ma no, ma perché se ne vanno tutti? Lei è quasi intenzionata a comprare la tutina. Dai. Allora, altre scelte, negozio, concludi l'affare. Forza, tu Lorenzo, guai a te se vai a ridormire. Questa è un po' più avanti, discuti le preferenze di acquisto. Forza ragazza, su ci siamo quasi con lei. Altre scelte, negozio, discuti le preferenze di acquisto. Oh, lassù c'è una che vuol comprare. Eccoci qua. Servi il cliente, Lorenzo, muoviti. Muoviti. Servi il cliente.
Cos'ha Madison che non va? Non è riuscita a convincerla. Ah, saluta il cliente, anche lei c'ha sonno, e vabbè, li ho mandati qui un po' allo sbaraglio, in effetti, eh. Avanti, Lorenzo, cosa hai venduto? Bravo Lorenzo, bene. E questo qui non sembra convinto. Altre scelte, negozio, rispondi alle domande. Madison cerca di convincere almeno lei, rispondi alle domande. Altre scelte, negozio, discuti le preferenze di acquisto. E tu, Lorenzo, vai con lei, dai. No, è lei che doveva essere. Concludi l'affare, non te ne andare. Ma perché sgusci via? Che cliente del cavolo. Tu vai, 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 entusiasmati per il negozio, offri informazioni, altre scelte, negozio, entusiasmo, offri informazioni, dai che ci siamo. Dai che ci siamo, compra, compra. Che scelta, che convenienza, vai. Ah, è quella sopra. Perché questa non co... Madonna Lorenzo! Che scelta, che convenienza, dov'è? Concludi l'affare con questa qui che te l'ha lavorata tua moglie. Servi il cliente. E questa qui? E poi chiudiamo perché siete due vittime. Rispondi alle domande. E anche lei conclude. C'era, servi il cliente, era convinta questa qui. Negozio. Rispondi alle domande. Oh, Lorenzo almeno ha fatto due. Dai, che scelta, che convenienza. Dov'è quella biondina lì? Dov'è andata, amizzica? Dov'è? Eccola qua. Perché non ha il carrellino sopra la testa, però? Comprano tutti su, le robe da... Discutere sì, avete sonno. Adesso vi mando a casa. Saluta il cliente, tu Lorenzo. Hai servito. Eccola, servi il cliente e poi chiudi, dai. Madison non ha concluso un beato niente, ma proprio niente. Altre scelte, negozio, rispondi alle domande. Madison, come al solito, non si smentisce mai. Una pigrona pazzesca. Ok. Dai, servimi questa qui e poi ti mando a casa, a letto. Negozio, chiedi della fascia di prezzo e vediamo se si conclude un altro affare. Questa era quasi convinta. Ah. Questa sta guardando questo affare qui che costa un botto. Dai, convincila. Dai, ti prego. Allora, negozio, rispondi alle domande. Dai. Negozio, discuti le preferenze di acquisto. Niente, le sta calando. Le sta calando la voglia di comprare. Chiedi della fascia di prezzo. E lui tanto si è rimesso a dormire, ho capito. Su. Altre scelte, negozio, sempre le stesse domande, rispondi alle domande, niente, sta calando. Basta, chiudiamo il negozio. Non convince nessuno, Madison, c'è poco da fare. Però 1180, mica male, buono direi, buono, buono, buono. Ecco, mo potete andare a casa. Chiudi il negozio,
Tu vedi cosa è stato venduto? Tutto qui la parte rifornisciti dell'articolo. Allora, che ricarico abbiamo sul ricarico 25 è poco, facciamo 50 adesso, visto che viene tanta gente, poi rifornisciti dell'abito, Lorenzo, anche tu fai un qualcosina però, rifornisciti dell'articolo. Hanno venduto questi tre articoli. No, servi il cliente. Si è arrabbiato. D'altronde, Dina, arrivi quando il negozio è chiuso, sono le 3 di notte, ringrazia che è ancora aperto, eh. Vai, Gioia, su. Mi dispiace. Punti degli extra, vediamo. 435, rifornimento più veloce. Pagamenti alla cassa più veloci ce li abbiamo. Facciamo, no, il dipendente aggiuntivo, no, il surplus ordinato, no, registratore di cassa del domani, no, facciamo rifornimento più veloce, via. Ok, perfetto. Signori, andiamo da Medlin, che spero sia ancora. Tanto loro poi vanno a casa, adesso li mandiamo a casa, andranno a dormire proprio sicuro, garantito. Eh sì, hanno venduto solo tre pezzi. Utile sui proventi 1180. Dedotte le uscite, fondi dell'attività sono messi benino. Andiamo dal Medlin e vediamo a quest'ora dove è andata. Secondo me è andata a casa perché, beh, ha lavorato tutto il giorno alla clinica e quindi comunque è andata a casa. No, porella, ancora alla clinica. Sì, ma adesso sono mizziche, è troppo tardi, non le facciamo aprire. La mandiamo a casa, vediamo com'è andata la clinica, chiudi e ancora non ci sono statistiche. Però vabbè, è inattivo quantomeno e c'è una mezza stelletta in più. No, una e mezzo che prima non aveva. Va bene, io la mando a casa, vi saluto, commentate, mettete mi piace se vi è piaciuto. E ci vedremo la prossima volta mercoledì con Brindleton Bay. Ciao a tutti! Ciao ciao!